quella è diventata. Alleluia, gloria al Signore. Dio sia lodato per alzarci ai piedi. Gloria al tuo nome, Signore Dio nostro. Alleluia. Vogliamo ancora stasera raccoglierci alla presenza del Signore, uniti insieme affinché ancora stasera il nostro Signore benedirà la nostra vita. La sua parola parlerà ai nostri cuori e noi ci edificheremo alla sua presenza. Amen. Gloria a Dio. Pace a quanti sono in ascolto. Dio ci benedica. Chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo. Signore Dio nostro, Padre Celeste, noi ti ringraziamo, benediciamo con tutto il nostro cuore ancora in questa sera, come siamo la tua santa presenza. Sì, con noi, guida ogni cosa, ci affidiamo a te con tutto il cuore. Nel nome di Gesù, il tuo figlio amato, benedetti l'Eterno. Amen. Avete con il cuore rivolto al Signore, apriamo questo servizio nel nome di Gesù, benedetti l'Eterno. Amen. Gloria a Dio e lo vogliamo fare, pace sorella. Lo vogliamo fare con un cantico, pace fratello. Il cantico 291. Cantiamo tutti quanti insieme il 291 dall'innanzi. Amen. Gloria al Signore. In Canaan oriente per prendere possesso e la Sion dimorere e di trionfere. Presso Gesù è festa e calma la tempesta e canteremo allora in cielo il cantico più bello. Oh gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù. Oh gloria a Gesù, col cuore cantiamo di più. La Chiesa riunita nel regno della vita ritornerà lassù nel cielo, l'inno della Chiesa. Se molte prove noi abbiamo e se il cammino è duro, noi di lontano ci scambiamo a fianco Gesù abbiamo. Gesù nostra vittoria ci porterà in gloria, allora godremo lo splendore del regno del Signore. Oh gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù. Oh gloria a Gesù, col cuore cantiamo in più. La Chiesa riunita è il regno della vita, intonerà lassù nel cielo l'inno della Chiesa. Presto Gesù ritornerà con gloria e con potenza e come l'acqua pallida a sé ci accoglierà. In alto saliremo, nell'aria incontreremo il nostro caro buon Gesù per non lasciarlo più. Oh gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù. Oh gloria a Gesù, col cuore cantiamo in più. La Chiesa riunita è il regno della vita, intonerà lassù nel cielo l'inno della Chiesa. Amen. Gloria al Signore, vogliamo accodarci e vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore ancora stasera. In Canaan noi entreremo per prendere possesso, nella Sion dimoreremo e lì trionferemo. Presso Gesù è festa, lui calma la tempesta e canteremo allora in cielo il cantico più bello. Gloria al Signore. Entreremo nella nostra Canaan celeste quando saremo fratelli cari con il Signore, saremo trionfanti e presso Gesù saremo con lui per tutti.
tutta l'eternità. Perciò rallegriamoci ancora stasera, perché Gesù Cristo è colui che ci dà la soluzione per entrare nel cielo. Lui è colui che ha pagato per la nostra vita e noi non dobbiamo fare più nulla, ma dobbiamo soltanto essere fedeli al Signore affinché quel giorno entreremo nella Canaan celeste, come il popolo di Israele, Dio promise a quel popolo di entrare nella Canaan materiale, e loro ci entrarono, presero possesso delle terre. Ma ora per la Chiesa, per la sua Chiesa, per la Chiesa di Gesù Cristo c'è un'altra Canaan, ed è quella celeste del regno dei cieli. Amen. Gloria a Dio. Un altro cantico e poi passeremo ancora stasera alla parola del Signore. Gloria a Dio. Cantiamo il 164, sempre dall'innario insieme. Amen. Gloria a Dio. Dimmi la storia di Cristo, scrivi la lingua al mio cuore, gronda di sangue fu visto, per me soffrì con dolore, per la sua morte io vivo, sento Gesù nel mio cuore, gloria. Quello che Cristo ha sofferto per la nostra vita,
affinché i nostri cuori si accostano sempre di più, si innamorano sempre di più di quell'uomo meraviglioso chiamato Cristo Gesù, il figliuolo di Dio, colui che dice il canto, dimmi la storia di Cristo ed io contento sarò. Sì, così è avvenuto nei nostri cuori, ci hanno raccontato la storia di Cristo ed è avvenuto dentro di noi un amore per quell'uomo meraviglioso chiamato Gesù, il figliuolo di Dio benedetto in eterno. E noi siamo qui per ripeterci continuamente la sua storia, le sue sofferenze, il suo martirio. Ma non perché, fratelli, lo vogliamo ricordare lì sempre morto, perché quello ci porta sempre a stare più vicino a Lui, a farci sempre di più dentro di noi, è vero, a chiederci sempre: Signore, perdonaci, Signore, aiutaci, perché lì c'è tutto, fratelli cari, è vero, la risposta a tutta la nostra vita, dei nostri problemi, tutto quanto abbiamo dentro di noi. Ma poi altresì vogliamo anche ricordare che Egli è risorto e vive nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore. Leggeremo qualcosa nella parola di Dio. Meraviglioso sei. Leggiamo nel primo libro di Samuele, capitolo 9, verso 6 fino al verso 8. Primo libro di Samuele, capitolo 6, verso 8. E poi continueremo ancora con questi altri versetti della parola di Dio. Amen. Dice così nel libro di Samuele, primo libro, il capitolo 9, verso 6, dice: il servo gli disse: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci e forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Saul disse al suo servo: ma se vi andiamo, chi porteremo quell'uomo? Poiché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? E il servo rispose a Saul. Il servo rispose a Saul: guarda, io ho un quarto di un siclo d'argento, lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via. Fermiamoci, continueremo al capitolo 10, verso 6, capitolo 10, sempre in questo libro di Samuele. E se dice: lo spirito del Signore ti investirà, tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Vogliamo fermarci? Gloria al Signore, accomodiamoci. Gloria a Dio. Stiamo parlando di Saul e del suo servo e del profeta Samuele. Fratelli cari, sappiamo che Saul all'inizio della sua conversione egli non aveva nemmeno idea di quello che era la chiamata, lui non sapeva nulla, ma dice la scrittura che egli andò in cerca delle asine del suo papà, mandato dal papà, disse,
insieme ad un servo. E dice la scrittura che quando si inoltrarono per andare a trovare queste asine, pace fratelli, a trovare queste asine, è vero, non le trovarono, ma cammin facendo si inoltrarono proprio nella via dove c'era il profeta Samuele. E disse il re Saul, non era ancora stato unto dal Signore come re, ma disse vicino al suo servo: ora basta, ritorniamo a casa, perché le asine non le abbiamo trovate. E va a finire che poi mio padre, invece di avere preoccupazione per le asine, le avrà anche per noi, che non ci siamo ormai da tanti giorni in cerca delle asine. Ma vedete, il suo servo disse: perché dobbiamo tornare indietro? Qui c'è un veggente, perché anticamente i profeti erano chiamati veggenti, e sicuramente noi, se andremo lì, lui ci dirà quello che noi abbiamo da cercare, dove possiamo trovare le asine. Si inoltrarono per trovare delle asine del papà Chis, ma vediamo che Dio aveva preparato qualche altra cosa per Saul. E questo servo insistente gli indicò di andare dal servo di Dio, dal veggente. Di nuovo Saul disse: ma noi dobbiamo andare lì, ma quando siamo andati lì noi non abbiamo niente da portare, perché quando visitavano gli uomini di Dio e i servi portavano dei regali, dei doni. Dice: noi non abbiamo niente da portare, vedi che c'hai qualcosa tu? Ma il servo insistente disse: io ho un quarto di siclo d'argento, lo porteremo all'uomo di Dio. Ora stasera vogliamo ben comprendere questi servi che ritroviamo sempre, quando consigliò a Naaman, questo servo, la fanticella che troviamo al servizio della moglie di Naaman, e vediamo anche qui e anche altre parti, vediamo questi servi fedeli, come anche i servi che dissero a Ruth, alla moglie di Nabal, Abigail, dissero: fai presto, perché sicuramente avverrà una sciagura sulla nostra casa. Sempre vediamo questi servi che Dio se ne serve per portare delle buone notizie e per fare cose buone. Grazie Signore per questi servi che sono fedeli, che consigliano bene e che si fanno e lasciano guidare dal Signore. Noi non per caso, ma perché è piaciuto al Signore, il Dio nostro, che abbiamo il servo per eccellenza, che si chiama Cristo Gesù, figlio di Dio, servo per eccellenza. Infatti vediamo nella parola di Dio che quando Gesù stava a tavola, si alzò, si cinse di un asciugatore e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli, e mostrò veramente il servizio, l'umiltà, gloria a Dio. E noi molte volte ci rendiamo conto di quello che è veramente il servizio al Signore. Noi siamo il popolo del Signore, siamo al servizio di Dio ed abbiamo bisogno giorno per giorno di essere consigliato dal servo, dal nostro Signore Gesù Cristo, che è stato il servo per eccellenza. E insomma, fratelli cari, questo servo consigliò a Saul, al punto di dire anche quello che io ho conservato, glielo diamo questo quarto di siclo d'argento, glielo diamo al servo di Dio, perché c'era tutto un via
e Dio ha tutto un piano per te. Egli non ci lascia, non ci abbandona. Gloria a Gesù. Ha tutto un piano per i suoi figli, perciò non ci dobbiamo preoccupare, perciò non dobbiamo temere della nostra vita, perché il Signore ha ognuno di noi, fratelli cari, sorelle, siamo figli di Dio, abbiamo messo la mano all'aratro e il Signore è colui che non ci lascia, non ci abbandona, ha un piano per ognuno di noi, non soltanto per i servi, anche per le serve. Qui è scritto che quando scende lo Spirito Santo porta i doni, e i doni li porta le donne e agli uomini. Gloria a Dio. E vediamo che si convinse Saul, andarono da Samuele in quella città e subito poi Samuele preparò un pranzo, lo invitò a casa e vediamo che abbiamo letto, non ho letto questo, ma abbiamo letto che lo Spirito del Signore fu sopra Saul. E quando incominciò lo Spirito del Signore a scendere sulla sua vita, incominciò a profetizzare: ti incontrerai con una schiera di profeti e subito tu profetizzerai insieme a loro. Vedete un po' che piano Dio aveva per questo Saul. Già il Signore l'aveva rivelato a Samuele che doveva salire al trono un re, perché il popolo aveva chiesto un re, non voleva stare più sotto l'ubbidienza del Signore, perché sapete, all'antica si faceva così: il Signore parlava al profeta e il profeta parlava al popolo, era una comunione diretta, non c'era nessuno di mezzo, nessuno si intrometteva in mezzo al popolo di Dio, al servo di Dio e al Dio di godere, nessuno, perché Dio non voleva che nessuno potesse mediare, ma che ci doveva essere una comunione. Ma il popolo, vedete, Israele ha sempre disubbidito, ha sempre disubbidito, il popolo disubbidiente, di come dunque? No, dacci un re come ce l'hanno le altre nazioni. Abbiamo visto quello che è successo con i re durante le nazioni, durante quello che è successo in tutta la storia dell'umanità, avendo i re, cosa è successo e cosa ancora sta succedendo con questi capi. Ma benedetto siamo i capi, i re, che sono guidati dal Signore, e noi siamo principi, sacerdoti e re, guidiamo quello che è il popolo del Signore, la nostra stessa vita, alla presenza di Dio. Non è poco, è tanto. Vediamo un po', è vero, cosa siamo davanti a Dio. Ebbene, fratelli, questo Saul non si aspettava quello che poi era il piano del Signore, mentre andava a trovare le asine del papà. Il Signore aveva preparato un piano che lui doveva salire al trono come re, il primo re di Israele, un uomo di bell'aspetto, il più alto dalle spalle in su di tutta la sua tribù di Beniamino. Dice la scrittura, Dio aveva preparato un piano. Ma io a volte, quando leggo questa parola, vedo una chiamata straordinaria. Forse nemmeno Davide ha avuto una chiamata così. Vedete, lui dice: la si incontrerai, lo Spirito del Signore sarà sulla tua vita, sarai cambiato in un altro uomo. Aveva fatto Saul un'esperienza gloriosa: lo Spirito di Dio sarà sulla tua vita, sarai cambiato in un altro uomo, profetizzerai. Sapete, ha profetizzato insieme ai profeti che salivano all'alto luogo dove stava l'offerta, di dove stava il tabernacolo. Che chiamata, che chiamata, e quale chiamata abbiamo avuto noi? Abbiamo avuto una chiamata così semplice: vieni e segui. No, almeno la mia chiamata è stata una chiamata spavorditiva, una chiamata che ha trasformato la vita mia, il mio parentale, il vicinato.
una chiamata che sono stato unto per 3-4 giorni a parlare in lingue senza smettere. Una liberazione totale. E poi un continuo progressivo di santificazione, di appartazione, ministrando segni, miracoli e prodigi. Queste sono le chiamate che Dio fa alla sua Chiesa. Hai visto che stasera ancora continua. Non stiamo qui a raccontare soltanto quello che ha ricevuto Saul, ma siamo qui a dire: Signore, come l'ha avuto Saul e come l'hanno avuto i profeti, i discepoli, anche noi stasera vogliamo sentire la tua santa presenza, un'unzione particolare che ci invade tutta la nostra vita. Vedete, non aveva idea Saul, il primo re di Israele, andava in cerca delle asine del papà, come molte volte è vero, ci raffigura la nostra vita. Io andavo per la mia strada, ero idraulico, facevo il mio cammino, ero giovane, andavo a ballare, facevo questo, facevo quello, senza sapere che Dio aveva preparato un piano. Ma poi quando ho incontrato non il profeta, ma Gesù Cristo, sempre attraverso i fratelli che mi hanno parlato, e allora che cosa è successo? Grazie mio Signore. Che anch'io ho chiesto al Signore di intervenire nella mia vita, se lui era vivente. Lui ha detto: Paolo, se sono vivente, non te lo mostro subito. Oh, dal cielo una benedizione, dal cielo una benedizione che invase la mia vita. Per la prima volta avevo fatto una preghiera e lo Spirito Santo mi aveva visitato e incominciai a parlare in altre lingue, come dice la parola del Signore. Perciò stasera, senza maravigliarci e senza dire: vabbè, a me il Signore mi dà questo, non lo devi dire. Il Signore è pronto ancora stasera per aver ascoltato, ubbidito alla voce del Signore. Dio fece grande cose in quest'uomo Saul, questo re di Israele, e quando si inoltrò, è vero, in quei profeti incominciò anche lui ad essere trasformato e cominciò a profetizzare, che la gente diceva: ma è anche Saul tra i profeti, anche lui profetizza. Anche Saul lo conoscevano, chi era, sì, era Saul, era un figlio di Chis, del minimo della tribù di Beniamino, una famiglia semplice, come oggi noi possiamo vedere Dio chiama, soltanto famiglie semplici, anche quelli che sono, che Dio oggi non fa parzialità di cuore, di società, non fa parzialità di persone, chi è vero, più nel centro sociale, più alto, più meno alto, no, la scrittura dice nel Vangelo di Giovanni: chiunque crede in lui avrà vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figlio, affinché, Giovanni 3:16, chiunque crede in lui non perisca. Gloria. Perché senza Gesù c'è una perdizione, un perire eterno, non soltanto quello materiale, ma eterno. Ma chi ascolta il figliolo di Dio avrà vita eterno. Saul subito incominciò a profetizzare e Samuele lo unse come re di Israele, il primo re di Israele. Vedete un po' che esperienza, che tanti quando lo leggono rimangono soltanto così a dire: ma è un fatto di tanti secoli fa, è un fatto chissà che così è vero, se non è vero. Quando vieni chiamato dal Signore, tutto questo diventa realtà, non diventa più una storiella passata, ma diventa realtà perché tu lo sperimenti nella propria vita. Io non potevo dire, quando prima della conversione con il Signore, della mia chiamata, potevo dire che questa era verità, perché io non sapevo se era verità prima della conversione. Ma quando poi mi sono convertito, lo Spirito Santo mi ha confermato: è verità, è verità
perché dentro di voi il Signore ha messo lo stesso spirito che invase Saul, lo stesso spirito che invase quell'uomo, le stesse profezie che oggi noi parliamo in lingue, profetizziamo, è la stessa cosa, perché il Signore attraverso Gesù ha avuto misericordia anche di noi che eravamo lontani da questa realtà, eravamo lontani, non appartenevamo alla Repubblica di Israele, noi non sapevamo nemmeno cosa significasse la legge di Dio, ma attraverso le nostre religioni qualcosettina ci veniva alla mente, ci dicevano qualche cosettina, ma non sapevamo che c'era questa realtà per noi, che cosa? Il perdono dei peccati attraverso Gesù Cristo. Erano insegnati che il peccato lo poteva togliere l'uomo, il sacerdote, poi trasevole e poi ascevole, ancora peggio di prima, da quella realtà. Così ci avevano insegnato. Ma Gesù Cristo, quando è arrivato, ha illuminato la nostra vita. La verità ci ha fatto liberi. Ci ha fatto liberi. Perché veramente ci sentiamo liberi. Veramente ci sentiamo, è vero, perdonati. I nostri peccati, fratelli cari, non li ha tolto un uomo, ha tolto quel sangue prezioso che Cristo ha versato su quella croce. E io vi dico stasera che quando lo fa lui, il Signore, veramente ti senti libero. Il diavolo non ti mette più davanti, non ti tartassa più, non ti accusa più. Perché non sono stati messi da parte, ma sono stati bruciati con il sangue del Figlio di Dio. E siamo veramente liberi. Oggi siamo gioiosi, liberi, appagati. Ci sentiamo felici. Perché tutto quello che noi avevamo commesso, qualcuno ha pagato per noi. Gloria a Dio. Perciò ascolta il servo. Quest'uomo ascoltò il servo. Vedete, Saul ascoltò il servo perché lui non voleva andare, voleva tornare a casa con il papà. Ma quel servo non soltanto gli disse: continuiamo, c'è un servo di Dio, c'è un veggente, ma poi gli diede anche quello che lui aveva, gli era rimasto a lui, il quarto di siclo d'argento. Un quarto di siclo d'argento che gli era rimasto a lui, no, disse: lo offriamo al veggente, ma ampliamoci. Ascoltiamo il servo che si chiama Cristo Gesù, il servo perché lui è venuto per servire, e lui ha detto: chi vuole essere il capo, chi vuole essere il primo, sia il servo. Com'è bella questa parola, sia il servo. E fratello, mi credete, quando mi chiamano pastore non mi va, mi sento sempre un po', ma quando incominciano a dire quest'uomo serve Dio, perché lo vedo che va a casa di quello, a casa di quello, a casa di quello, allora lì io mi diletto, mi comincio veramente nel mio cuore a dire: Signore, grazie, perché stanno valutando quello che tu hai messo nel mio cuore. Ma quando cominciano a dire pastore, allora lì io non ci sono, perché io voglio essere il mio per servire i miei fratelli e le mie sorelle, perché così dobbiamo fare fino a quando Gesù non ritornerà. Ebbene, fratelli, Saul fu investito dallo Spirito di Dio, fu cambiato in un altro uomo. Questa realtà la puoi ricevere ancora tu stasera, se non l'hai ancora ricevuta, puoi ricevere ascoltando un altro servo meraviglioso, Gesù, colui che dice: vieni a me, io ti darò le qualità, veramente quello che serve al tuo cuore. Come dice il Vangelo di Luca: venite a me voi che siete attravagliati ed aggravati, e io vi darò il riposo. Che servo meraviglioso, che uomo grande, che Dio glorioso, e abbiamo nel mezzo di noi. Perciò stasera, a maggior ragione, quando scenderemo in preghiera, vogliamo dire: Signore, ancora stasera, come hai fatto a quei tempi, fallo ancora stasera. Perché, fratelli cari,
si è ripetuto ai fatti degli apostoli, questo profetizzare, questo parlare a lingue, ai fatti degli apostoli capitolo 2, dice proprio così, di quando il Signore ordinò ai discepoli, ed erano 120 persone sull'alto solare, dice quando scese lo Spirito Santo, cominciò ad investire quella chiesa, una chiesa piena di paura, una chiesa che aveva le porte chiuse al timore dei giudei perché Gesù se n'era andato. Ma poi quando scese quell'unzione, come scese su Saul, che non era degno di essere un re, perché era un giovane, anche se era di bell'aspetto, anche se aveva delle qualità materiali, ma non era un uomo che poteva salire al reale. Ma quando l'unzione, quando scegli meglio, è unge, si comincia a vedere qualcosa di diverso, perché c'è l'unzione di Dio. E Dio ci fa stare in alto, ci fa salire in alto per la sua gloria. Amen. Lui salì dalle acque, aveva quest'uomo che non aveva nemmeno idea, andava in cerca degli asini del papà, ma Dio lo scelse come re di Israele. Ebbe un'unzione particolare, profetizzò insieme ai profeti e fu un altro uomo. Perché ti credi che noi siamo qua perché siamo sempre gli stessi uomini? Non siamo più gli stessi uomini. Poi sentiamo le persone del mondo che ci parlano, ci dicono, ma questo è cambiato, non è più lo stesso. Io lo conosco una volta che era tizio e caio, ma adesso lo vedo diversamente. Ma allora questo Dio vostro cambia veramente, sì. Cambia veramente. Perché da uomini peccatori ci fa uomini santi per seguire il figliolo di Dio, le sue vie che egli ha portato in terra per l'umanità. Amen. Gloria a Dio, credo che sia stata chiara la parola del Signore. E se ripeto, l'ho detto tante volte, il martedì è la preghiera nostra, è una preghiera per chiedere lo Spirito Santo inerente, facciamo anche un ammaestramento sempre inerente allo Spirito Santo. Quindi sentitevi liberi, se ci sono alcune cose che voi volete manifestare davanti al Signore, non vi preoccupate, perché non intervengono in queste riunioni il martedì né i bambini e né le persone nuove per la prima volta, che non possono intervenire in una preghiera dove noi chiediamo lo Spirito Santo, dove ci stanno alcune manifestazioni che molte volte si verificano, e quindi se ci sono io o i bambini non fa bene. Questo è per l'ordine della parola del Signore, noi vogliamo camminare così. Amen. Perciò andiamo in preghiera, cerchiamo l'unzione del Signore, operazione, insomma, convegniamo con Dio, non ci preoccupiamo quello che accade. C'è un fratello qua che prenderà, non vi preoccupate, c'è un'esperienza e prenderemo cura di quanti hanno bisogno. Amen. Gloria al Signore. Allora facciamo un cantico e poi dopo il cantico pregheremo anche per gli ammalati, pregheremo per gli assenti, per quanto sono assenti, che non hanno potuto raggiungerci, pregheremo per la famiglia di Stefania, che dovevamo fare la visita e non ci siamo andati per motivi di tempo, ma dobbiamo subito andarci in settimana, sorella Stefania, la figlia della sorella Carmela, Elena, che domenica è ritornata, grazie a Dio. Preghiamo che Dio la dia forza, veramente uno spirito che può affrontare, dove è vero, la sua casa, che il marito non è convertito, ma lei è convertita, se ha dato il suo cuore al Signore, sappiamo che quando
succede questo, e beh, ci sono sempre i contrasti, le guerre, le case, ma Dio ci dà vittoria. Credetemi, Dio ci dà vittoria. Non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo essere solo fedeli a Lui. Il resto ce l'ha vede il Signore, non ci dobbiamo preoccupare. Preghiamo per Carlo Nerici, preghiamo per la famiglia Spada, per Pasquale di Gesti, che veramente domenica è stato qua, ma pieno di dolore, ha detto fratello, sono venuto a Roma perché avevo un grande desiderio di venire, ma sono proprio pieno di dolore perché la vale anche, eccetera. Pregheremo anche per lui, pregheremo ancora per la famiglia Spada, per Luigi, preghiamo per il suo fratello che ritorna nel mezzo. Amen. Ci prega, ci lascia un buon al Signore. E pregheremo il Signore dopo il cantico. Gloria al Signore. Io t'amo ineffabile, Gesù Oh.